Una domanda un po' scomoda. Nel giornalino della parrocchia, il parroco, aveva fatto una domanda ai futuri candidati sindaci, sulle coppie di fatto. L'ha fatta l'altro giorno, è stata ripresa dalla stampa locale, al momento ancora nessuno ha risposto perché è fresca la notizia, diciamo. Tu hai l'opportunità, il vantaggio o svantaggio di dirla tua, per primo. Cosa rispondi al parroco che dice di dir chiaro da che parte siete sulle coppie di fatto? Beh, innanzitutto, se mi permette, vorrei fare una puntualizzazione. Io credo che utilizzare il bollettino della parrocchia piuttosto che l'altare della chiesa per fare politica sia comunque una cosa sbagliata. E credo che la chiesa e comunque il clero in generale dovrebbe tenersi così alla cura delle anime, come si suol dire, e non interessarsi troppo della politica. Ovviamente ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, ma utilizzare i mezzi della Chiesa per fare propaganda politica, ecco, questo non mi sembra corretto, soprattutto nei confronti dei cristiani, insomma, dei credenti. Per quanto invece concerne le dichiarazioni che ha fatto il parroco Don Andrea, mi trovo in disaccordo con quanto lui ha affermato, nel senso che io credo che i diritti siano delle persone, innanzitutto, non tanto delle coppie cristiane o meno, non tanto delle coppie riconosciute o meno. Voglio dire, se c'è una coppia che convive e ha anche dei figli, non vedo perché i figli di questa coppia debbano essere diversi o devono avere meno diritti dei figli di una coppia regolarmente sposata in municipio piuttosto che in chiesa. Beh, lui diceva, che aveva tra i suoi collaboratori anche gente che conviveva, perciò, c'è un po' di contraddizione o anomalia, non riesco bene a capire il pensiero, perché lui non si è espresso ben chiaramente se era contro le coppie gay o le coppie, di fatto nel senso che convivono e basta. Perché, sulle coppie gay, io mi ricordo che su un'intervista, il candidato sindaco Buffon si era espresso, in maniera positiva, nel senso di regolamentare, quello che è un dato di fatto, oltre che coppie di fatto. Tu sei su questa linea di pensiero? Sì, infatti questa anomalia l'avevo rilevata anch'io nell'articolo del giornale che è stato pubblicato, come dicevi. Comunque la linea di Andrea sicuramente è condivisibile, nel senso che, come dire, siamo nel 2011, credo che abbiamo una coscienza civile tale da permetterci di poter affrontare questi discorsi in completa serenità, senza avere ostruzionismi di qualsiasi sorta, insomma, no? Blocchi mentali, eccetera. Anche perché, come dire, è una necessità, è una domanda che ci viene ormai posta, anzi viene posta alla politica ormai da anni, quindi è giusto che la politica dia una risposta alle persone che pongono questa problematica.